Michele Graglia è il nuovo presidente della LIUC da 3 settimane. Che compiti le aspettano, presidente? Ma mi aspetta il compito di continuare a mantenere alto il nome di questa università e ovviamente cercare, guardando al futuro, le strade migliori per uno sviluppo e per raggiungere traguardi ancora più importanti. E quali sono le cose che considera più interessanti, più valide, più forti di LIUC? Ma LIUC ha una caratteristica, un'università nata dal mondo delle imprese e un'università che è sempre stata vicina al mondo delle imprese. Oggi credo che si abbia sempre più la necessità e il bisogno di avere dei giovani preparati e dei giovani preparati ad entrare nel mondo del lavoro in maniera efficiente ed efficace. Quindi questa è stata la nostra mission iniziale e questa dovrà continuare ad essere. Quindi LIUC dovrà sempre più essere un'università aperta al mondo con la possibilità di offrire ai nostri ragazzi una esperienza veramente a 360 gradi che permetta loro di essere attori e attori protagonisti in quello che sarà il futuro economico del nostro paese e non solo. Oggi siamo a Castellanza, prima alcuni ragazzi stranieri ci raccontavano proprio che il fatto di essere in un piccolo centro ha anche un vantaggio. Può togliersi Luke questa, come dire, questo punto che considera debole di essere a Castellanza, oppure pensa che davvero rimanga solo un punto debole? Ma no, io non credo. Io credo che la location in una città che non è una grande città, che però è posizionata in una regione con grandissime risorse a brevi distanze, credo che possa essere un vantaggio. I ragazzi che abbiamo anche sentito oggi, stranieri, hanno dichiarato che vivere anche in queste zone è estremamente piacevole per loro. Quindi credo che non ci si debba, in un mondo che è talmente aperto e globale, credo che la location fisica sia veramente soltanto un particolare. Poi è come si vive, quello che si studia e ovviamente le opportunità che si hanno che rendono grande e internazionale la risorsa. Quindi noi lavoriamo e questi studenti stranieri che vengono a Castellanza a studiare ne sono la dimostrazione, proprio per creare un sistema universitario più aperto possibile, più internazionale possibile.